Questa è arte per te. Arte per te. Creare il nostro coniglietto origami ci occorrerà un quadrato di carta di qualunque dimensione. Io ce l'ho 21 cm x 21 cm, carta quella delle fotocopie, una grammatura leggera, medio e bassa. Facoltativi, qualunque colla è un pezzettino piccolo di ovatta di cotone idrofilo. Per trasformarlo in segnaposto, facoltativo, un pennarello. Come prima cosa faccio congiungere gli angoli a due, piegando le diagonali del quadrato, quindi 1, e mi assicuro di schiacciare bene le pieghe, e poi l'altra. A questo punto mettiamo il quadrato davanti a noi e dobbiamo dividerlo in 8 porzioni uguali. Come facciamo? Pieghiamo intanto a metà, quindi apriamo e ogni lato pieghiamolo a metà, così. Quindi è come ho fatto da questo lato, farò anche dall'altra parte, quindi piego a metà. A questo punto quello che avremo sarà la carta divisa in 4 sezioni. Ora ogni sezione dobbiamo dividerla in 2. Per rendere questa operazione molto semplice, la prima piega facciamo in modo che il margine esterno venga piegato fino alla prima piega. E facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, perché ci conviene sempre lavorare in maniera speculare per non dimenticare i passaggi. Ok, quello che avremo sarà questo. Richiudiamo al libretto, quindi portiamo il margine a metà sul margine esterno opposto, quindi scivoliamo, facciamo scivolare la carta l'una sopra l'altra, quando i due margini si incontreranno pieghiamo e avremo l'altra parte. Facile facile, senza dover prendere misure né niente. Quindi ripieghiamo e anche da qui il margine centrale sul margine esterno. Per scivolamento, voilà, portiamo la carta l'una sull'altra e pieghiamo. A questo punto la nostra carta è divisa in 8 porzioni. Mettiamole in maniera orizzontale verso di noi e contiamo 3 sezioni, 1, 2 e 3. E alla terza pieghiamo, così. A questo punto quello che abbiamo sarà questa diagonale e questa diagonale. Ok? Le vedete? Sono pieghe abbastanza evidenti. Quindi c'è questa e questa. Dobbiamo fare in modo che questo margine, spingendolo all'interno, così, semplicemente con un dito, quindi questa riga, vada a diventare la continuazione di questa. Vi faccio vedere. Voilà! Si devono toccare. Vedete? Devono creare questo angolo. Quando le due linee si toccano, bene, è il momento di schiacciare le pieghe. Così. Ora lo rivediamo anche dall'altra parte. Giriamo il foglio, non giriamolo così, no, ma giriamolo a mo' di libro, così. A questo punto contiamo la prima piega, 1, e con le dita, tenendo ferma la parte esterna dov'è obliqua, inseriamo la mano all'interno e spingiamo in fuori la piega, così. Quindi teniamo qui e spingiamo in fuori la piega. Mi sembrerà difficile, ma non lo è per niente. Quindi, una volta piegata tutta la prima piega, troverete la seconda. Bene, questa ripiegatela sopra
la parte precedente e voilà, schiacciate l'uno sull'altro. Automaticamente si formerà questo triangolo con questa linea portante che lo tiene in piedi. Dovete fare combaciare questa linea con quella che esce da là, quindi la spingete in basso e arrivati a questo punto semplicemente schiacciate. Abbiamo questa parte chiusa e questa parte aperta. La parte chiusa la prendiamo e facciamo in modo di piegare questo margine e portarlo sulla seconda linea, quindi il margine esterno farlo combaciare con la seconda linea, prendendo entrambi i lembi e piegandoli così, e si pressa. Se volete che la piega sia evidente da entrambi i lati in maniera inequivocabile, girate un attimo il coniglio e pressate anche dall'altra parte, così, ok? A questo punto quello che avremo sarà questa sorta di apertura a M con delle linee mediane. Adesso questa linea che è piegata all'indentro, quindi è convessa, dobbiamo farla diventare all'esterno, quindi invece di essere all'ingiù deve diventare una piega all'insù, quindi la spingiamo. E facilmente vengono spinte fuori anche le pieghe sorelle. Ora dobbiamo fare diventare queste due delle pieghe all'indentro. Molto semplice, basterà tenere questo margine e spingere così. Vedete, si apriranno e andrà subito tutto dentro. Stessa cosa, prendiamo da qui, spingiamo questa piega, quindi questa che è diventata all'esterno insieme a questa deve diventare all'interno, la spingiamo dentro così e pieghiamo, e quello che avremo sarà questo. E pressiamo bene da ambo i lati. Mettetevi il coniglio così di fronte a voi, aprite, avrete un libretto formato da questa pagina, questa paginetta e una paginetta ancora. Su ogni paginetta insisterà una piega. Bene, piegate a metà e fate in modo di ripiegare verso l'interno la parte che fuoriesce, così, vedete? Del coniglietto, quindi girate e troverete la linea anche da quest'altra parte. Semplicemente piegatele in dentro, unica accortezza è assicurarvi che il margine inferiore combaci perfettamente, è l'unica certezza per sapere che state piegando in maniera dritta, e assicurate ben bene la piega. Voilà! Come vedete qui c'è una linea triangolare da una parte, mentre dall'altra non c'è. Dobbiamo ricavarla, quindi calcando questa linea non dovremo fare altro che piegare anche da questo lato, quindi uno e poi giriamo dall'altra parte e uno. Una volta fatto questo lavoro spingiamo all'interno questa piega e mettiamola dentro così, ok? Contiamo una piega, due pieghe, nell'ultima piega e poi qui il vuoto, vediamo che c'è una fisarmonichina all'interno più corta rispetto alla lunghezza dei miei margini. Quindi cosa faccio? Faccio in modo che questa parte vada inserita piegandola lungo la piega all'interno del coniglio e all'interno di questo zigzag che si è venuto a creare. Continuando con il dito a pressare lungo la linea, a un certo punto qui si formerà necessariamente una sorta, devo farvelo vedere, una sorta di triangolino che voi dovrete semplicemente schiacciare facendo in modo che la piega centrale corra lungo il margine. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, sono riuscita. Vedete che questa piega è la continuazione di questa? Benissimo, fatto questo, schiacciate e pressate ben bene. Stessa cosa anche dall'altra parte. E allora pieghiamo questa parte esterna e infiliamola nell'altra
nell'altro mantice dello zigzag, voilà. Quindi continuiamo a pressare, 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 pressando fino alla fine si formerà automaticamente la piega che schiaccerò così e piegherò ben bene. Quello che avremo sarà questo. Chiudiamo. A questo punto fissiamo bene tutte le pieghe. Prendiamo questa piega laterale e facciamo una piccola zampina, piegando semplicemente quanto vogliamo noi, non c'è una misura, questo pezzettino. L'importante è che anche dall'altra parte pieghiate lo stesso quantitativo di carta. Quindi non c'è una misura, ma le due misure, qualunque esse siano, devono essere le stesse. Stessa cosa dobbiamo fare anche qui sotto l'orecchio. Prendiamo un'altra porzioncina e la pieghiamo così, pressiamo uno e due. Io vi consiglio sempre di rinfrancare le pieghe da ambo i lati. Ora è l'ora delle orecchie. Vedete questo triangolo nell'angolo esterno? Bene, prendiamo e pieghiamo all'interno, anche qui non importa quanto, l'importante è che le pieghe siano uguali, quindi anche dall'altra parte, su entrambe le orecchie. Fatto questo lavoro, partendo dall'angolo esterno della prima piega, pratichiamo anche una seconda piega che da qui salga verso l'angolo in alto dell'orecchio, così, e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. E pieghiamo. Il nostro coniglietto è pronto. Poggiamolo sulla base, sul piano d'appoggio, e apriamolo inserendo semplicemente le dita. Ed eccolo pronto per contenere tante ovette. Così è già finito. Adesso però, parte opzionale, prendiamo un pezzettino di cotone idrofilo, proprio piccolo, e lavoriamolo come fosse una piccola pallina. Per appiccicarlo va bene qualunque colla. Fatta la pallina di cotone idrofilo, bagno di colla poca poca la punta del mio origami e inserisco proprio qui all'apice questa bella pallina. Se vogliamo che questo origami sia anche un segnaposto, prima di riempirlo, farcirlo con le ovette, possiamo scrivere un nome. Apriamo quindi il coniglietto e farciamolo con una valanga di uovette di cioccolata. Fatelo di tutti i colori che desiderate e rendete coloratissima e farcitissima di ovette la vostra Pasqua. Vi lascio alle foto, vi auguro la migliore delle Pasque, malgrado tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!